Sono le 4 di pomeriggio di un giorno qualunque. Stai camminando per strada quando qualcuno ti urla: "Corri a casa! I cacciaturchi hanno lanciato raid su aerei civili." In un secondo piombi nell'incubo della guerra. La tua vita, i tuoi amici, la tua famiglia sono di nuovo in pericolo. Questo giorno qualunque è il 9 ottobre 2019. Vivi nel nord-est della Siria, sei curdo e sai che per te la pace, un paese che ti riconosca e un futuro, non sono una certezza ormai da anni. Scappi a casa e ti chiedi adesso di nuovo cosa sta succedendo. Questo è l'incubo che stanno vivendo i curdi, una popolazione che da tempo ormai aspetta di essere riconosciuta e di avere una nazione e che oggi, ancora una volta, è al centro di delicate questioni politiche. Ma cosa sta succedendo in Siria e perché? Facciamo chiarezza. È il 9 ottobre 2019. Il presidente turco Erdogan, dal suo profilo Twitter, annuncia l'offensiva turca nel nord-est della Siria. È iniziata l'operazione Primavera di Pace, che vede le forze armate turche, insieme all'esercito libero siriano, schierate contro il PKK e YPG. E così, per la pace, sono iniziati i raid aerei. Sono state colpite le principali città a maggioranza curda lungo il confine e di frontiera. Si iniziano a contare i primi morti tra i civili e mentre i bombardamenti proseguono tutti quanti si chiedono perché. Il piano di Erdogan per il nord della Siria è chiaro: creare una zona a cuscinetto al confine meridionale con la Siria. Questa striscia di territorio, profonda circa 30 km e lunga circa 480 km fino all'Iraq, da pochi anni è amministrata dai curdi, che vivono da sempre lì. Ma Erdogan adesso ha deciso che lì dovranno andare a vivere 2 milioni di profughi siriani, persone fuggite dalla guerra in Siria e perseguitate, che dalla Turchia cercavano un passaggio per raggiungere l'Europa e che adesso Erdogan non vuole più. Erdogan ha deciso di spostare fisicamente 2 milioni di siriani e di riportarli nella patria da cui sono fuggiti, ma non li scaricherà per strada. Il governo turco ha infatti già presentato i progetti di villaggi, scuole, moschee ed ospedali che saranno costruiti per ospitare il ritorno in patria dei rifugiati. Un disegno da 27 miliardi di dollari per cui il presidente turco ha chiesto il contributo anche dell'Unione Europea. Un'impressionante sostituzione demografica giocata sulla pelle delle vittime di una guerra interminabile. Bello, direte voi, gli dà una casa, una scuola, gli ospedali, le moschee, ma non è tutto oro quello che luccica. Innanzitutto perché i profughi siriani, in quanto tali, nella loro terra non ci vogliono stare. Scappano dalla Siria perché lì sono perseguitati. Essere obbligati a tornare in patria significherebbe vivere in una vera e propria gabbia dorata. E i curdi? Molti di loro saranno costretti ad abbandonare la loro vita. E dove andranno? Chi lo sa. Ma perché Erdogan vuole spendere 27 miliardi di dollari per spostare i profughi siriani? La versione ufficiale è che Erdogan vuole mitigare il clima di odio emerso in questi mesi in Turchia contro i profughi siriani considerati, per comodità, la causa della crisi economica del paese e lottare contro il terrorismo curdo. La versione onesta, invece, è dare impulso al settore dell'edilizia, che si occuperebbe di costruire tutti quei villaggi. Ma questi soldi, Erdogan, da dove ha intenzione di prenderli? Questa è la vera domanda oggi. C'è chi parla di una conferenza donatori, altri dicono che parte di questi soldi arriverà dall'Unione Europea, che potrebbe decidere di intervenire nel business della costruzione, ma per ora le risposte le ha solo Erdogan. Non sappiamo che cosa accadrà nelle prossime ore, quel che è certo però è che ancora una volta, attraverso lo spauracchio dell'immigrazione, i governi stanno giocando con la vita di milioni di persone alle quali non è stato concesso di vivere una vita libera e sicura come la nostra. Ancora una volta, insomma, si tratta semplicemente di essere nati nella parte sbagliata del mondo.